Ciao a tutti, che a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video della Stone Block, della serie delle 7 Quest'oggi andremo a fare una cosa che è sicuramente interessante. Però, prima di tutto, come vedete, nel mio inventario della Reinforced Obsidian, ho uh, dello segnale normale, ma prima di tutto andrò ad upgradare se ci riesco, il mio. Non ho, non ho manco il bronzo. Ma che cosa mi stai dicendo mai nella vita, per favore? Cioè, non me lo dire così: Copper e tin, prendiamo un po' di copper e un po' di tin. Andiamo a mettere nell'alloy smelter così eh, ci portiamo a casa un po' di, di bronzo. Uh, c'ho altro bello questo, me lo scordato completamente di averlo. Ok, ora che possiamo fare l'upgrade kit mi sento meglio. Allora, perché sto facendo l'upgrade kit? Se riesco a farlo, se ci riesco alla fine della fiera io a fare sta cosa, grazie. Eh, alleluia. Allora, ho bisogno di un altro... Di questo uno di questi, mi serve sempre mandant justice gear che non ne ho mai abbastanza. Ok? Ok. Um, voglio prendere questi e fare l'upgrade all'ossidiana perché ne avrò bisogno. Ne avrò bisogno per diversi motivi, uno dei quali è che avrò bisogno di tanta 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 ossidiana. Ora questa ossidiana noi la useremo per craftare la reinforced obsidian. A cosa serve? Vediamo quante riusciamo a farne. Finito le sbarre, facciamo altre sbarre, facciamo tante tanto Per non è un problema. E andiamo a craftarne ancora E ne facciamo diversa Ok, in totale quanta rinforza obsidiano? 244 beh, pezzi Prendiamola tutta Perché la useremo per Non ci basterà, questo sicuramente Però, ah, vedete qua come ho tutta la lava? Fighissimo, cioè è proprio bello, tutto rosso praticamente in questo angolo Davvero figo Comunque la useremo per riempire una stanza Che ho già creato ne ho create diverse in realtà perché mi ho reso conto che mi manca dello spazio, non ho più uh, buchi liberi dove espandermi. Quindi ho pensato: cerchiamo di organizzarci meglio. Facciamo un corridoio fatto di stanze. Quindi, qui dove avevo uno spazio libero, ho iniziato, ho scavato un cubo. Un altro cubo, un altro cubo e qua potenzialmente si può andare avanti, quindi creiamo un, un corridoio fatto di stanze e sulla destra, sulla sinistra, magari non in questo primo perché c'è il mob grinder, possiamo mettere altre stanze, così ci sviluppiamo in lunghezza e ce la facciamo. Questa prima stanza mi piacerebbe tanto dedicarla, sai che forse non questa, questa, magari questa. La scaviamo ex novo e la voglio uh, dedicare al, uh, alle cose pericolose. Ok, mettiamola così. In particolare, in moltissime avete detto su di fare una stanza ricoperta di, uh, come si chiama, di reinforced obsidian che resiste anche ai wither, quindi è bella potente, cioè resiste alle esplosioni perché il weather spacca tutto, spacca anche l'ossidiana normale, quindi la reinforced obsidian in teoria non vuol dire che è come la bedrock, ma potenzialmente dovrebbe essere una cosa molto molto simile. Ora, in questo caso io voglio vedere, questo poi posso, posso spaccarlo, giusto? Di Cax? Ok, si può rompere. Allora, prendiamo il nostro exchange, exchanging gadget, facciamo così, me lo fa prendere, me lo fa prendere, e andiamo a sostituire tutti i blocchi che ho qua con la reinforced obsidian. Non voglio che ci sia neanche un singolo blocco. Libero deve essere tutto a prova di Wither in questo caso ma non solo a prova di qualsiasi cosa potesse mai uscire da qua dentro quindi a una certa mi piacerebbe fare anche una porta rinforzata ma qua devo cercare di trovarla non vorrei mai che tipo a una certa uh, se ne esce qualcosa di brutto e esplodo o magari c'è cioè, tipo un non energetica brutta e succedono cose non lo so sapete che c'è un po' di scaglio, che possono succedere cose. Già sono morto in mancattita, vorrei evitare di morire anche qui. Se è possibile, eh. Se è possibile. So che chiedo tanto. La cosa positiva è che abbiamo un generatore di ferro, abbiamo un generatore di ossidiana. Dovremmo essere messi abbastanza bene. Quanto stacchettino? Facciamo un altro stacchettino. Ho deciso di metterla più lontana perché effettivamente se esplode qualcosa, più lontano sono dalla mia base, meglio è. È vero che con i chance cubes uh, c'è una piccola possibilità, mi avete scritto, che esploda il mondo. Cioè proprio che, che compaia, che sponi un buco nero e che muore tutto Tutto quello che è sempre esistito, che esisterà La vita, l'esistenza, il mio... l'ego, il super ego Tutto, tutto proprio scompare nel, nell'universo Che non è una roba bella Non proprio Però insomma, a noi piace così E quindi proveremo a far qualcosa Sai che un paio di Augment li prenderei? Ce l'ho già? No, ce ne questi qua Facciamo un paio di questi Uno e due e li mettiamo qua dentro così va più veloce. Damn, let's go! Dovremmo esserci quasi. Dovremmo riuscire a completare tutto. Ok, abbiamo una stanza completa di uh, ossidiana rinfor rinforzata. Ora, se io cerco Reinforced, cosa mi esce? Ci sono anche delle lampade Beh, di no, ma sono abbastanza sicuro che ci siano, in realtà. C'è il Reinforced Glass. Che è interessante, però io volevo anche tipo una porta, se possibile. O devo usare sempre la Reinforced Obsidian. Allora, ci sarebbe la Reinforced Door. Vogliamo provarla? Proviamola! Damn! Craftiamo questa, vai, magari è figa. Mettiamola qui. Ah, che figata! Wow, ora non so se è davvero resistente a tutto. Essenzialmente no. Però, ehi, hey, è figo comunque. Un po' di ossidiana che me ne manca. Qui facciamo anche la porta. Così si mette cacchio un bunker, è fighissimo. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E qua in mezzo la porta rinforzata. Che non so se effettivamente serve a qualcosa. Però ce l'abbiamo. Quindi gang. È fighissimo. È fighissimo. È la stanza delle torture questa. Cioè. Damn. Allora, lo so che sto dicendo troppe volte Damn, gang, queste robe così. Però sapete anche quanto a me piace trovare delle parole da ripetere all'infinito. E quindi va bene così. È fighissimo, ho fatto troppi screen. Va bene, a cosa serve questa stanza? Allora, servirebbe per i Chance Cube, ma quello magari sarà un altro video. Um, perché non so se questo già cioè, riesce a resistere anche a un buco nero. Potenzialmente no. Però, detto questo. Andremo a fare un'altra roba. Apriamo la nostra uh, Quest Book e andremo a giocare con le bambole. Esatto, andremo a giocare, oh mio Dio, con le bambole. Ho bisogno di un barrel, sicuramente, e di un paio di queste porcellane doll. Perché poi per craftare queste ho bisogno di diverse cose, diversi ingredienti. Non so se ce li ho tutti, ma in qualche modo faremo. Uh, per fare ognuno di questi ho bisogno di porcellane. Esatto, ho bisogno di questi. Quindi craftiamo un po' di, di porcellana. Allora, cerchiamo doll. Prendiamo porcellana. Facciamolo un po'. Facciamo un paio di stack. Allora facciamo 6. No, non ho smeraldi. Cosa mi stai dicendo mai nella vita? Ma io ho una farm di smeraldi. Ok, però eh, la, mia, la mia farm non è collegata. Quindi vabbè, ora posso fare le doll. Damn, let's go 6. Me ne bastano 6? Potenzialmente no, facciamone altre 4. Ok, ora ho 10 di queste. Ho bisogno anche di un barrel, che è questa roba qui, lo stone barrel. Però uh, allora, stone barrel. Non ne ho già. Devo craftarlo. Un paio di questi. Facciamo uno di questi. Ok. Lo piazzeremo lì nel mezzo. La vera domanda è: ma io qua in fondo ci arrivo? O mi usa l'energia uh, quella lì, tipo spaziale? No, ci arriva. Incredibile. Allora, piazziamo questo nel mezzo. In teoria dovrebbero spawnare dei mob. Facendo questa cosa. E cerchiamo le doll. Dobbiamo farle un po' tutte. Quindi partiamo. Blazing droll. Doll, doll, no, che cazzo è, doll? Ho bisogno di craftare uno di questi. Proviamo a craftarlo, vediamo se me lo fa fare. Me lo fa fare. Poi, craftiamo questa. Cos'è? Black Dye? Me lo fa fare, sì. Facciamo la Floating Doll. Mi manca il colorante viola. Attenzione, attenzione, posso farlo? Posso farlo. No, mi manca quello rosso. Facciamo quello rosso? Posso? Non posso. Ho un red chicken. Sai che ce l'ho un red chicken? Sono abbastanza sicuro. Dimmi, Teo. Sono abbastanza sicuro di averlo. Un red chicken, eccolo. Ne prendiamo 16 e li infiliamo qui. Così prendo un po' di rosso. Usiamo il Tamina Bottle con un click. Più veloce. Un click mi sembra più che sufficiente. Tanto ho bisogno solo di qualche colorante. Non 12 milioni. Ah e vediamo un altro clicchettino. Glielo do. Per sport. Per sport. Dovrebbero bastare. Sperando di non aver bisogno di altri coloranti. In tutto questo. Abbiamo bisogno di questa qui. E ora possiamo farla. Andiamo avanti. C'è il Protecting Doll. Ahia. Yeah. Oh uh, posso farlo? Come? Dove l'ho trovate queste cose? Freezing doll, questo non posso mai nella vita Perché non ce l'ho la snowball E per fare la snowball ho bisogno del pollo della snowball Che devo fare eh, perché mi serve anche per fare L'upgrade però Freezing doll non posso farla perché mi serve Il knitter, che cos'è il knitter? È quando crashi O pulverizzi a questo punto La gunpowder, ma posso farla easy Vediamo quattro pezzi letteralmente Di gunpowder E andiamo a crashare Crasheremo qui, ti dirò di più pulver. pulver non, non funziona. Eh, solo dentro un crusher. Funzioni. Che, che, che cagata! Ce l'ho il crusher? Non ce l'ho mica. Il crusher. Facciamo il crusher. Allora, se chi lava ce l'ho, steel casing, posso farlo? Mi sembrerebbe di sì. E invece sì, ce l'avevo da parte. Lo steel. Damn, let's go. Ok, steel casing ce l'abbiamo. Devo fare questi nel metallurgic infuser. Mamma mia, i due pezzi di osmium metallurgic coso, io stacco sempre perché non lo voglio attaccato tutto al casino che faccio, avrei bisogno anche di un po' di reston per dargli energia però eh, che dici mi sembra una cosa abbastanza sensata let's go e mettiamo questi qua dentro Lento come la morte ma io ho il mio stamina bottle che lo rende più veloce, poi mi servono solamente i secchi di lava ma indovinate un po' io ho un botto di secchi e un botto di lava quindi basta fare una cosa di questo tipo andare qui e fare damn e questo si chiama Double damn E posso craftarlo, giusto? Ah, eccoci qua. Ora che ho il Crusher, posso fare le quattro cagate che devo fare. Letteralmente, eh. Sono quattro. Ho bisogno di quattro di queste io. Stamina Bottle, passa la paura. Che figata l'animazione, però. Figa l'animazione. Tra l'altro, in tutto questo io dovrei poter. No, cacchio, non volevo met metterla tutta. Dovrei poter prendere delle missioni. Eh, guarda qua. crafta Ah, devo solo craftarle. Non devo effettivamente usarle. Vabbè, noi le useremo anche. Ok, ho il Niter, Facciamo la Breezing Doll e ce l'abbiamo. Cerchiamo Doll. Poi, in Doll, posso farla? Posso farla. Mi manca solamente la Using Doll, ma posso fare anche questa. L'unica che mi manca davvero è questa qui con le Snowball. Ma la faremo non so quando, ma prossimamente. Ora, io tutte le missioni posso riceverle e mi fa molto piacere. Dovrei aver ricevuto anche un botto di robe fighe. Basic Flux Storage. Beh, interessante, ma non troppo. Uh, attenzione, Reinforced Conversion Kit Niente di uh, super utile però ce l'abbiamo Facciamo tutto ciò che non ci serve, tra cui l'ennesimo generatore come ricompensa Che mannaggia lui, chi lo vuole, io no di sicuro Trender, c'è sto ok Allora facciamo così Ah, un altro piccone addirittura Vediamo Allora, uh, Lava, witch water which Water, water Pirotium Ok, Pirotium non so che cosa come fare Milk, milk potrei ottenerlo. Allora partiamo dall'unico che ha bisogno dell'acqua. Quindi prendiamo dell'acqua e usiamo quella. Quindi se io prendo questo e questo e li metto là dentro, dovrebbero succedere cose. Dovrebbe spawnare un guardiano. Il guardiano a me non fa paura perché ho un'arma bella potente e una bella armatura. Quindi metto l'acqua qua. Faccio così. Spawning. Ah, ci mette il tempo addirittura. Usiamo il Tamina Bottle allora. Ok. Dovrebbe esserci quasi. Eccolo il mio amichetto Gang. Guarda come muore easy. Aspetta, vediamo quanto danno mi fa. Se mi fa danno, non c'è l'acqua, quindi effettivamente sta un po' soffrendo, cioè non prende danno, ma Mi fa male da solo. Bello. <ride> Muori un po'. Grazie. Fin qua ci siamo. Ora ce ne sono un botto con il Witch Water. Quindi andiamo a prendere il Witch Water. Non so se ce ne ho, devo craftarlo. Per craftarlo ho bisogno di un po' di acqua. Da mettere lì insieme Uh, no, aspetta. Ho di Tamina bottle, passa la paura. Damn. E... C'è un livello massimo. Ah, questo è il livello massimo che va super veloce. Però ho usato 10 minuti del mio tempo. Una figata pazzesca, sta roba del Tamina bottle. Grazie per avermela suggerita. Allora, facciamo così. Vediamo questo. Tanto, vabbè, potrei metterci l'Enderman. O lo shulker. Mettiamoci lo shulker. O lo shulker. Mettiamo anche il. Damina bottle. Attenzione. Ed eccoci qua: shulker box per noi, lo ammazziamo cattivissimi. Mi ha colpito, ma non mi ha fatto assolutamente niente. Ho preso anche una shulker pearl. Attenzione! Cosa serve la shulker pearl? Posso solo ottenere dalla Handstone Most Used for Decoration. Vabbè, ti dirò: meglio di nulla. Un altro blocco di Witch Water. Andiamo a farlo. L'effetto dura in progressione, sempre di più. Se metto un altro blocco d'acqua subito. Dove riuscire? No, ok, è già scaduto. Eccoci qui. In realtà, il termine da botto lo sto sprecando come se non ci fosse un domani. Ma va bene, uguale. Va bene, uguale. Allora, non chiudo manco la porta perché tanto non mi serve. Andiamo avanti. Mettiamo. Cos'è che posso mettere? Nel lava? Witch water questo. E basta. Quindi mettiamo l'Enderman. Un paio di colpettini con questo. E let's go. Eccoci. Signor Enderman, lo ammazziamo tantissimo, tanto non mi può fare nulla con la mia super armatura. Ok. You're now accustomed to the weight of the Invar laser gun. Ah, ho acquisito esper esperienza. Interessante. Ora, milk. Ma che per caso? Io ce l'ho del milk, ma mai nella vita. Però ho una mucca. Non ho mucche. Damn. Ho la mucca della Molten Obsidian, ma non ho una mucca normale. Ho bisogno di latte. Allora a questo punto vi direi. Compriamo l'uovo che abbiamo qua il market, andiamo a vedere dov'è che si compra, eccolo, no, rabbit, dove il cow, eccolo, 9 smeraldi, noi ce li abbiamo, li prendiamo e facciamo così, perfetto, abbiamo anche un secchiello che ci abbiamo già, fare così e così, perfetto, ora ho il latte da utilizzare, lo mettiamo qui dentro insieme a chi è che aveva bisogno del latte, questo qui, cucciolotto, ho bisogno del latte, cucciolo. Mi fa spuntare un blue slime. Dice: Interessante. Chissà quanto sarà grande. Spero non troppo. 80, 90, 90, eccolo qua. Ah, minuscolo proprio. Vabbè. c'è qualcosa di più, sinceramente. Ok, abbiamo un blue slime, uno slime ball. Interessante. Però mancherebbero questi qua con il. Ah, no. Aspetta. Questo ha bisogno della lava. Però qui un ender tank a disposizione. Sì, ce l'ho. E allora abbiamo risolto il nostro problema. Quindi basta fare così: piazzarlo. Prendere la lava. E distruggerlo. Fa così e si fa così. Un po' di timing battle, Passa la paura. Gang, vai così. Tu puoi morire alla grande. Bravo ragazzo. Bravo così, in realtà è giusto per ucciderli, non è che io ne abbia bisogno delle cose che mi danno. Ora, per quanto riguarda invece il Piroteum, tu, uh, attenzione. E ci danno il Blitz. Attenzione. Il Blitz è quello che mi dà la Blitz. No, ok, scherzavo. Stavo tantissimo. Ehm. Uh, piroteum come lo ottengo? C'è la mucca, c'è il magma Crucible anche. Interessante. Ah, ma lo posso ottenere? Easy. Si crafta questo coso. Yang, quanto ne ho? 64. Ora ho bisogno di renderlo liquido. Non so come. Vediamo se posso metterlo qua dentro, tipo. Non me lo fa mettere. Io non ho nessun fluid transposer al momento, purtroppo. Dovrei craftarlo. Vediamo quale è più facile da craftare. No scherzavo l'unico è il magma crucible Va bene Ah no è scherzavo Serve il nether brick Cosa che io non ho L'unica cosa che io non ho Quindi nulla Prendiamo un po' di redstone Il secchiettino Con la lava E si fa questo lavoro qua Darmi la netherrack Ti rendi conto? Solo che per fare un nether brick Ho bisogno di 4 Devo farne 8 Facciamo il tutto e Ce l'abbiamo Perfetto Allora magma crucible abbiamo detto Ok dovremmo esserci Dovevi avere tutto Boom Ok Ho oh, magma crucible dove ora attacchiamo pure questo? Eh, non ho più spazio! Beh, ci interessa solo prendere il liquido, quindi non è un problema. Mettiamo questo dentro. Anzi, mettiamo un po' di più. O due. Tanto uno di questi dovrebbe darmi un secchettino. Spero. Perché non ne dà un quarto. Quindi ho bisogno di otto pezzi, altri sei. Che anche questo con un bel conversion kit. Lo facciamo andare a bestia. Vai così. Cattivissimo. Metto dentro anche due augment e passo la paura. Boom boom, ok. Cattivissimo. Vediamo il primo secchiellino e andiamo a uh, far spawnare il Blitz. Anche perché è un mob che non ho mai visto. Sembrerebbe. Vediamo qui: Vediamo questo qua dentro. Blitz è questo? È questo, ok. Vediamo un po'. E anche il Basalt non l'ho mai visto prima. Diamo un paio di clicchettini di questo perché vedo che va un po' lentino. Un altro clicchettino. Ok, ci siamo. Cos'è? Ah, è tipo un Blaze, però strano. E mi ha dato, allora, il knitter, va bene, e la blitz road. Questo non si può craftare se non con il lovetto Oppure cuocendo la blitz powder Ah no, perché questo tira poi la blitz powder Ok, utilizzi di questo Allora, il blitz powder serve per fare l'areoteum dust Oh mio dio, e questo a che serve? Ok, serve per fare delle robe fighe, sembrerebbe Agitative manifold Aumenta tantissimo la generazione di energia e l'efficienza e ora me lo dici? Vabbè questi sicuramente funzionano solo su alcune cose Infatti solo su certi blocchi Poi è bello questo La flux Signalum Può diventare più forte Questo è figo Lo voglio fare Lo voglio fare tantissimo Va bene eh, Andiamo a prendere l'altro secchiello Così possiamo fare anche l'ultima Di quelle che ho Poi mi manca l'ultima da craftare Ma quello è un altro discorso Torniamo di qua Prendiamo il cosettino, questo possiamo romperlo, non ci interessa più per il momento. Ricordiamoci, però, che ce l'abbiamo. Prendiamo anche l'altra, la Crashing doll. Ecco, questo ad esempio il Basels, non ho la più minima idea di cosa sia zero totale. Quindi speriamo bene. Chiudiamo la porta perché non mi fido. diamo un paio di colpettini di questo e siamo pronti al peggio. 3, 2, 1. Ok, è tipo un Blaze, però fatto di sembrerebbe roccia o basalto. Dato il nome, cosa mi dà? Mi da uh, ossidiana polverizzata. Vabbè, meglio di niente. Signore e signori, io direi alla grande, questo possiamo rompere perché non ci serve più. E io vi direi anche che per questo video è tutto. È tutto, abbiamo esplorato un po' tutti i mob. Ci manca una doll da completare. Per la precisione, questa qua. La doll che richiede per il crafting le palle di neve. Quindi magari nel prossimo episodio ci concentreremo anche sull'ottenere questo famigerato, il pollo che ci dà le cose. Dobbiamo fare un paio di polli. Questo è poco ma sicuro. Prima di tutto, io vi ringrazio. Ci vediamo domani alle 7 con il prossimo episodio della serie del 7. Ciao a tutti. A tutti.